E quindi do la voce al direttore artistico, a cui va intanto il vostro applauso. Grazie. Fate l'applauso come quello perché ci stanno riprendendo, perché domani lo trovate sul web questo, che questo è il messaggio sociale. Prego. Lo slogan di questa iniziativa per sostenere prima la solidarietà al magistrato Nino Di Matteo è: facciamo scrucio per non sentire il boato, perché chi tace è complice. E quindi noi leggeremo questo messaggio in segno di solidarietà. Questo. Anche il Teatro Rinascimento sta con Nino Di Matteo. Il magistrato Nino Di Matteo e la sua scorta sono in serio pericolo di vita, da tempo minacciato da dottrina e fatto oggetto di interesse da parte della cosiddetta falange armata, formata dai servizi deviati già complici delle stragi del 1992 e di pochi giorni fa la notizia dell'arrivo del Tritolo a Palermo. Le istituzioni e i media si sono pronunciati con un assordante silenzio ed ancora oggi non viene disposto sulle auto di scorta di Matteo un dispositivo chiamato Bomb Jammer. Questo dispositivo permette di inibire il segnale che da un telecomando fa esplodere una bomba. Il 3 dicembre del 2013 a Palermo, il ministro dell'Interno Alfano promise che presso Di Matteo avrebbe avuto il Bomber Jammer, che attualmente costituisce l'unica forma di protezione efficace per il magistrato e la sua scorta. Ma il ministro Alfano a tutt'oggi si è limitato a aumentare il numero degli uomini della scorta. A Palermo si respira la stessa aria che precedette le stragi di Capaci e Via D'Amelio, la stessa paura. E ciascuno di noi è chiamato a prendere posizione nei confronti di quanto sta accadendo. Lo stesso Di Matteo dice: l'attenzione delle opinioni pubbliche costituisce per noi tutti, da una parte, uno scudo vero e reale, e dall'altra parte un ulteriore sostegno per andare avanti nel nostro lavoro. Ecco perché anche l'Agricantus sta con Nino Di Matteo. Da sempre cerchiamo una terra senza botte e senza scrusci. Io, ringraziandovi a nome di tutti noi, vi aspettiamo successivamente e copiosamente in questo bel teatro. Grazie.